Carissime amiche ed amici, ben ritrovati. Ancora una volta entro nelle vostre case. È il periodo che molto probabilmente mi vedrete spesso, mi state vedendo spesso in contesto, perché questo è il periodo delle consultazioni elettorali. Ci stiamo avvicinando appunto alle elezioni, ci stiamo avvicinando alla fatidica data del 26 gennaio 2020 per il rinnovo di questa regione Calabria. Io parto sempre dal principio che questo ormai il format voi lo conoscete benissimo. L'interesse primario di questa emittente qual è? Di far conoscere chi viene, il candidato. Ecco perché i dibattiti, gli incontri vengono meno, perché necessità prioritaria, necessità veramente che domina in questo momento qual è? Dobbiamo necessariamente conoscere chi andiamo a votare e dobbiamo dare la possibilità che il candidato entri nelle vostre case nel modo più semplice possibile e che non si parli il politichese, che ci sia, come dico sempre io, la possibilità che la gente capisca quello che realmente deve capire. Bisogna fare politica, la vera politica, io dico sempre la politica del servizio, la politica delle persone che si incontrano con le altre persone, non la politica o con me o contro di me. Questo non può esistere oggi come oggi. C'è la necessità di stare insieme agli altri, di vivere con gli altri. Oggi abbiamo ospite in questa trasmissione un graditissimo ospite, oltre ad essere anche naturalmente un mio carissimo amico. Io lo ringrazio che lui ha deciso di venire a Piana TV e noi ne siamo orgogliosi, io ne sono felicissimo. Questa trasmissione che viene seguita, perché viene seguita? Io lo so, perché se mi fermate nelle strade e mi dite che finalmente riuscite a capire qualcosa e rendervi conto a che cosa stiamo andando, dove stiamo andando, e la gente sente la necessità che vuole realmente sapere, questo è il successo di questa trasmissione Contesto. Ringrazio il regista, il dottore Cavallaro, sempre vicino a questi momenti particolari. Ospite di questa trasmissione di oggi è il presidente del Consiglio regionale della Calabria, il dottore Nicola Irto. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie Nicola per essere venuto qui a Politica, ci diamo del tuo. Sì, grazie a te, grazie a Piana TV, grazie per questa occasione di discussione, di confronto e soprattutto di apertura verso i cittadini per poter raccontare quali sono i nostri programmi, le nostre idee per questa campagna elettorale. Diciamo una cosa molto semplice, molto lineare, Nicola Irto è uno di quelli che non ha mai cambiato casacca. Vero, cioè da giovane già nella Margherita, sì. Poi nel PD era diciamo al comune di Reggio Calabria, allora prese 1.284 voti, poi invece nelle elezioni del Consiglio arriva 12.000 voti. Persona anche, lo devo dire, culturalmente preparata, questo è qualcosa di importante anche, perché non è un avventuriero della politica, assolutamente no, è uno che vive il territorio, lo dico perché lo so e ne sono convinto. Però io vorrei prima di tutto che Nicola Irto si rivolgesse ai nostri telespettatori per farti conoscere meglio, Nicola, ecco. Ma intanto io sono molto contento di essere qui in questa televisione che riesce a parlare a un pezzo importante della popolazione della provincia di Reggio Calabria, in un ambito molto importante, in via di sviluppo, strategicamente importante per tutta la nostra regione, che è la Piana, della provincia di Reggio Calabria, la Piana di Gioia Tauro. Io credo che sia un grande merito che la vostra trasmissione riesca a fare questo dibattito politico, anche per poter chiarire con i cittadini non solo la posizione dei singoli candidati, ma anche tutte quelle idee, quei progetti che noi vogliamo mettere in campo. E quindi la mia candidatura nasce proprio per riuscire a raccontare ai cittadini non solo il percorso fatto in questi anni, che credo sia stato un percorso anche positivo sul piano legislativo, sul piano delle cose che siamo riusciti a fare, siamo riusciti a attivare e aprire il Palazzo del Consiglio regionale a una fortissima e importante attività culturale attraverso un rapporto vero con le associazioni. E finalmente Palazzo del Consiglio regionale, il Consiglio regionale ha patrocinato, sostenuto e ha visto aprire le sue porte alle associazioni culturali e agli eventi culturali che rappresentano un po', se vogliamo, anche l'unica forse possibilità di riscatto per la nostra
per la nostra regione. Mi rendo conto che tantissime altre cose sono da fare, però mi sono presentato, sono ricandidato sempre dalla stessa parte, perché è inaccettabile pensare che si possa cambiare, diciamo così, spazio politico, campo politico. Sono sempre dalla stessa parte, con la credibilità delle nostre storie e soprattutto con la coerenza delle nostre storie e dei fatti. Quindi noi abbiamo, con Pippo Callipo presidente, stiamo girando la Calabria, stiamo girando la provincia di Reggio Calabria per dire in maniera molto chiara i punti programmatici che noi vogliamo mettere in campo come coalizione di centrosinistra, che sono punti molto snelli, molto chiari, molto diretti per i cittadini e soprattutto sono degli impegni concreti. Noi non vogliamo fare come i nostri avversari politici un'operazione partitocratica in cui ci sarà una spartizione di assessorati, di logiche, di vecchie logiche. E noi piuttosto abbiamo detto ai cittadini calabresi di dare fiducia ad un imprenditore che è Pippo Callipo, che è rimasto in Calabria, che ha fatto della sua vita una straordinaria impresa, che fa conoscere la Calabria in Italia e nel mondo attraverso un percorso imprenditoriale straordinario. Abbiamo chiesto lui, abbiamo deciso di sostenerlo come Partito Democratico per allargare il campo e avere la possibilità di raccontare anche un percorso diverso, un percorso di ricostruzione della nostra regione, e credo che le condizioni ci siano, soprattutto se riusciamo a parlare ai calabresi per dire quello che vogliamo fare, che vogliamo una sanità pubblica, una sanità efficiente al pari delle altre regioni d'Italia, che vogliamo continuare e vogliamo incentivare sul percorso di trasparenza e legalità, che vogliamo chiedere al governo nazionale un impegno concreto verso il Mezzogiorno e la Calabria, non passerelle o spot, su due grandi questioni principalmente: la 106 da un lato, che rappresenta la dorsale 106, che rappresenta forse il dramma calabrese che unisce tutte le province, perché la 106 è la dorsale ionica calabrese, è purtroppo una strada la cui competenza nazionale è quella, e deve essere anche un impegno dei governi nazionali affinché si possa ammodernare, risolvere e mettere in sicurezza quella strada che purtroppo è denominata della morte, e soprattutto fare tutta la parte attuativa per quanto riguarda il porto di Gioia Tauro, la ZES e tutta l'area del retroporto. Quindi anche questo deve essere un impegno che il governo nazionale deve prendere. La ministra De Micheli è stata proprio qui a Gioia Tauro qualche settimana fa. C'è un impegno formale del governo, ma anche la Regione Calabria dovrà continuare a fare un'operazione politica e richiedere un impegno politico ai governi nazionali. Noi rappresentiamo, con la mia candidatura, con il Partito Democratico e con Pippo Callipo, l'unico argine alla destra populista, alla destra leghista, perché noi non possiamo accettare che la Lega Nord, la coalizione anche di centrodestra, ma che comunque ha trazione Lega Nord, chi vota a destra vota Lega Nord. Quindi noi non possiamo accettare che ci sia un voto a chi fino a ieri ha accusato, attaccato, ha saccheggiato il Mezzogiorno. Quindi io credo che noi oggi dobbiamo chiedere un voto utile, un voto alternativo alla destra populista, dobbiamo chiedere un voto su programmi, su progetti e soprattutto su credibilità delle nostre storie, del nostro impegno politico. Nicola, io ti volevo fare una domanda. Regione sinistra, PD, consiglio regionale, lo stesso, città metropolitana, lo stesso. Per cui c'è quest'unione. Cosa puoi dire tu? Cioè, ti senti veramente in coscienza di dire si è lavorato bene per questa nostra regione, si è lavorato bene per questa nostra città metropolitana? E perdonami, quando io dico città metropolitana intendo la provincia, ed è molto importante questo, secondo me, non so se tu sei d'accordo. Sì. Ecco, se avete veramente dato quello che la gente si aspettava o no. Allora, io credo che abbiamo dato delle risposte importanti, probabilmente non si è riusciti a farle pienamente percepire ai cittadini, però io credo che l'attività, come dicevo prima, del Consiglio regionale, l'attività legislativa soprattutto del Consiglio regionale, è stata importante. Per la prima volta su molti aspetti siamo arrivati primi rispetto ad altre regioni, e credo che la città metropolitana stia facendo un buon lavoro, sapendo che c'è un problema di competenze, c'è un problema di legislazione nazionale che ha svuotato le competenze e soprattutto la possibilità di nominare degli assessori che a tempo pieno si possano occupare del territorio provinciale, che non c'è un consiglio metropolitano che è importante, autorevole, però non è
il consiglio provinciale di una volta che aveva dei rappresentanti dei territori eletti nei collegi che potevano, ecco, in qualche modo rappresentare le istanze dei territori a secondo i collegi, quindi c'era tutta la provincia rappresentata. C'è una lacuna normativa nazionale su questo, c'è un lavoro attraverso la conferenza delle città metropolitane con lo Stato di modifica di quella legge che possa consentire di avere una governance della città metropolitana che sia più vicina ai cittadini, più vicina alle amministrazioni, che si venga percepiti meglio e si possa immediatamente avere la capacità con antenne sul territorio che sono i consiglieri provinciali, che erano quelli che erano i consiglieri provinciali, essere antenne sui problemi, ma soprattutto essere capaci di risolverli, perché molta della competenza, soprattutto della viabilità della provincia di Reggio Calabria, è di competenza, è, diciamo così, caricata sulla città metropolitana. Quindi anche quello deve essere un impegno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per una riforma legislativa nazionale sul sistema di governance della città metropolitana, che con l'elezione in diretta non ha fatto altro che staccare il rapporto tra i cittadini e diciamo così, e gli amministratori. Però credo che si siano fatti delle importanti cose anche là, penso allo statuto, pensiamo che stiamo vivendo la stagione fondativa della città metropolitana, si è approvato lo statuto, si è create le zone omogenee, c'è una fase di partenza e come tutte le fasi di partenza sono affascinanti ma sono anche problematiche. Noi dobbiamo confidare di continuare a lavorare senza perdere la fiducia. Questa è una cosa molto importante che hai detto, Nicola, perché se ti prendi la responsabilità di dire è l'inizio della città metropolitana, ci possono essere cose che vanno e cose che non vanno. In che misura, Nicola Irto, perché l'interesse di questa trasmissione è fare conoscere il candidato, in che misura Nicola Irto si sente realmente cittadino della circoscrizione sud della Calabria? Ma mi sento cittadino di questa circoscrizione non solo perché ci sono nato, ma perché ho vissuto, studiato, sono cresciuto in questa realtà, ho sempre girato il territorio provinciale, mi legano strettissimi rapporti nei territori di partito da un lato e universitari, di ex colleghi che già facevano con me politica universitaria negli anni accademici, e mi legano rapporti di partito in tutta la provincia, mi sento, sto facendo il presidente del Consiglio regionale, mi sento pienamente reggino della provincia di Reggio Calabria e credo che anche questa candidatura, essere il capolista della lista del Partito Democratico nella circoscrizione sud, ha una valenza anche di questo tipo di impegno per il 26, ma soprattutto dopo il 26, quindi, perché le elezioni sono sempre un passaggio importante e straordinario, ma dopo le elezioni ci sono sempre i giorni dopo su cui bisogna stare nel territorio, bisogna continuare a parlare con le persone, bisogna provare a risolvere i problemi dei cittadini. La scelta del candidato poi alla carica di presidente è sempre qualcosa di importante e anche molto probabilmente, senza il molto probabilmente, di laborioso. Lo abbiamo visto nel centrodestra, l'abbiamo visto nel centrosinistra e questa volta la scelta è caduta su Pippo Gallipo. Come mai, cioè, è stata fatta questa scelta? Pippo Gallipo, candidato alla presidenza, è, come hai detto tu, uno dei più importanti, diciamo, uomini nel campo non tanto della politica ma dell'industria, veramente riesce a dare. Cioè, nel momento in cui è stata fatta questa scelta, una scelta fatta in modo poi alla fine necessariamente per forza unitaria, cioè, tu come l'hai vista realmente? Cioè, abbiamo visto anche il centrodestra, le difficoltà che ci sono state a livello regionale, ed è inutile dire. E lo stesso è successo dal campo del centrosinistra, è inutile dirlo, no? C'erano i nomi che dovevano essere i candidati, poi è tutto cambiato ad un certo punto. Allora, questa candidatura, in che modo l'avete sofferta o l'avete veramente condivisa e accettata pienamente? Ma la candidatura di Pippo Gallipo è un atto anche di generosità del Partito Democratico, che ha deciso di sposare e sostenere una candidatura che nasce in un ambiente civico, che nasce con una spinta civica e è autonoma. Il Partito Democratico, vista la condizione complessissima che stava vivendo in Calabria, ha deciso di sposare una candidatura civica, una candidatura che allarga i confini storici, i confini classici del centrosinistra e del Partito Democratico, anche per poter raccontare calabresi una storia di tipo diverso, di ricostruzione, di allargamento, di possibilità di parlare al mondo imprenditoriale, raccontare una storia
positiva per la nostra regione e che può dare una mano alla nostra regione. Credo però che nonostante i ritardi, nonostante i problemi che ci sono stati, comunque il centrosinistra e il Partito Democratico ha scelto Callipo in maniera convinta, è venuto il segretario nazionale Zingaretti, e lo abbiamo comunque fatto prima dei tatticismi del centrodestra, dove solo alla vigilia di Natale abbiamo scoperto chi era la candidata del centrodestra. Quindi è vero che è facile parlarsi addosso tra noi, è uno storico problema del centrosinistra italiano e calabrese, però è anche vero che in questo caso comunque il centrosinistra è stato molto più chiaro e lineare nelle sue scelte nei confronti dei calabresi. Abbiamo deciso un percorso, abbiamo messo in campo un candidato, a sostenere un candidato come Pippo Callipo. Il centrodestra invece ha fatto tatticismo fino a Natale, quindi non hanno raccontato i programmi, non hanno raccontato cosa vogliono fare della Calabria, non hanno comunicato ai cittadini calabresi qual è la loro visione della Calabria per i prossimi 5 anni. Ecco, nonostante le divisioni che ci sono state del centrosinistra, noi abbiamo scelto un candidato, ci siamo uniti, è venuto Zingaretti, ci abbiamo messo la faccia, abbiamo presentato le liste, abbiamo presentato un programma, stiamo andando a parlare ai calabresi. Ecco, io credo che sia un importante, piccolo ma importante merito del Partito Democratico in Calabria. Che termine bello che hai detto, Nicola, parlare ai calabresi. È probabilmente l'unico modo che si ha per potersi fare capire dalla politica, per poter essere credibili, per poter raccontare le cose che si vogliono fare. Non avere filtri. Bisogna che la politica vada in mezzo alle persone, ci metta la faccia, anche quando deve ricevere qualche critica. È facile sedersi nei salotti dove c'è la clac. È più difficile andare a incontrare le persone per strada, andare a parlarci, andare dove ci sono i problemi, andare dove ci sono i disoccupati, andare dove ci sono problemi nelle strade, andare dove ci sono problemi nella sanità, andare dove ci sono i problemi. Ecco, lì è più complesso, ma la politica deve fare quello, deve andare lì, deve parlare con le persone, deve raccogliere le loro istanze, deve avere una capacità di reazione, di risposta e soprattutto di riuscire a comunicare, a far percepire una speranza. Questa, come dico sempre io, è una trasmissione dove non c'è nulla di preparato. Noi ci siamo visti 5 minuti fa, vero? E tu mi hai detto, no, non ho problemi. Domandami quello che... non ho esigenze particolari. Io l'esigenza che ho con tutti, faccio sempre presente che questo spazio è uno spazio che tutti possono occupare tranquillamente nel momento in cui si viene a parlare, fare politica, politica intesa come servizio. Nicola giustamente diceva, quando mi guarderanno oggi in televisione vedranno queste mie occhiaie per quanto sto girando, per quanto sto camminando. Io vorrei sapere, Nicola, c'è in te qualcosa chiuso nel cassetto che tu vorresti fare che si realizzasse per questa nostra provincia di Reggio Calabria? Ma noi il tema principale, secondo me, sul quale, che nel cassetto non è solo mio, ma è probabilmente di tutti i calabresi, di tutti quelli che vogliono un futuro migliore per la nostra regione, nel cassetto credo, al di là delle cose di dettaglio, abbiamo tutti la stessa cosa, cioè quella di avere la possibilità di vedere questo numero percentuale di persone, di ragazzi e di giovani che vanno via dalla Calabria, che si abbassi sempre di più. Ecco, credo che nel mio cassetto, ma nel cassetto di tutti i calabresi, ci sia quello di dare un'occasione, di dare una possibilità di vedere meno giovani partire dalla nostra regione. Ecco, nel cassetto mio c'è una speranza che credo e ritengo che sia la speranza di tutti i calabresi, quella di dare e di vedere che sempre meno giovani partano dalla nostra regione. Non che sia un obbligo trattenerli qui. Chi vuole, chi può, chi vuole fare un'esperienza diversa deve poter andare fuori e poi decidere se tornare o no. Il problema è quando si parte per obbligo, per necessità, per lavoro, per salute, per altre cose. Ecco, noi dobbiamo avere questa speranza, inquadrare questa speranza. Lavoriamo tutti assieme. Mi rendo conto che non è facile, è un processo molto lungo, però lavoriamo tutti assieme per far sì che quel numero altissimo di ragazze e ragazzi calabresi che vanno via dalla nostra regione si possa abbassare. Il reddito di cittadinanza. Che ne pensi? Come lo vedi? Il reddito di cittadinanza è una misura che ha fatto il governo Movimento 5 Stelle Lega
È una misura di aiuto alla cittadinanza a cui ne ha bisogno. Io credo che sia, io probabilmente avrei premessa che ogni misura che aiuta persone in difficoltà è una misura comunque positiva. Resta però un fatto, secondo me il limite del reddito di cittadinanza non è di per sé le risorse che vengono date a chi ne ha titolo, a chi ne ha bisogno. Il punto è lo sbocco successivo, cioè la parte mancante del reddito di cittadinanza è quella dell'occasione di lavoro che devi creare per quelle persone lì. Non può diventare solo un elemento di sostegno incondizionato, senza dare una prospettiva a chi ha bisogno, a chi ha un reddito calante, quindi chi ha un reddito basso e ha bisogno di un lavoro. Non può essere, è una misura straordinaria che non può diventare una misura ordinaria e che rimane sempre. Quindi il limite che io vedo in questo provvedimento di governo è questo, la prospettiva gigantesca. Non può essere né considerata una mancia, né considerato un regalo, né considerato un aiuto che rimane a vita senza dare la possibilità a quelle persone, a quelle storie, a quei calabresi, a quei meridionali di avere una prospettiva di lavoro che gli consenta di essere liberi, che gli consenta di avere dei contributi ai fini pensionistici, che gli consenta di avere dignità, perché il lavoro non è solo bisogno di lavorare, bisogno di fare il reddito, ma è dignità. Io dicevo prima che tu sei una persona anche culturalmente capace e preparata. Quando è scattata l'idea di Nicola di fare politica e perché hai deciso di fare politica? Ma io purtroppo, per fortuna, faccio politica da sempre, perché già al liceo ho fatto il rappresentante degli studenti alla consulta provinciale, poi si è consolidata molto all'Università Mediterranea, avendo fatto prima il consigliere di facoltà e poi il senatore accademico, e poi l'attività politica partitica, che è sempre stata parallela anche all'attività universitaria, per poi avere degli importanti ruoli di partito provinciali e regionali, poi il Consiglio Comunale di Reggio, poi la Regione, poi è storia recente. È importante fare politica solo nelle istituzioni, si può fare politica in tanti modi, si può fare politica nei partiti, si può fare politica dentro le istituzioni, si può fare politica anche semplicemente in un'associazione culturale o di volontariato. Si può fare politica in mille modi, perché fare politica è impegnarsi per il bene comune, e per il bene comune ci si può impegnare in tanti modi e in tante modalità. Come vedi la coalizione tu? Questa vostra coalizione, Partiti Democratici Progressisti, come la vedi? Cioè, come è nata e come la vedi? Ma nasce sullo spirito di una spinta fortemente civica di Pippo Callipo, il Partito Democratico, la lista del Partito Democratico, che è molto forte, che è molto competitiva in tutta la regione, è una lista che va a sostegno di Pippo Callipo, è l'unico partito che, con tutti i suoi problemi, con tutte le sue discussioni interne, con tutte le questioni ancora irrisolte, resta l'unico partito capace di essere organizzato sul territorio dal nord al sud del paese. Il Partito Democratico unisce il paese, forse una delle poche forze politiche che oggi riesce a unire il paese. Ecco, la lista del PD è una lista a sostegno di Pippo Callipo, una lista che vuole essere il motore della coalizione a sostegno di Pippo Callipo, che vuole mettere argine, perché la lista del Partito Democratico è quella che rappresenta l'argine politico alla destra populista. Per questo noi non possiamo accettare che si voti destra, che si voti la Lega, che si votino logiche di governo che abbiamo già visto in Calabria, ma dobbiamo chiedere un voto al PD come voto utile. Ecco, questo è importante raccontare ai calabresi. Il voto al Partito Democratico è il voto a un progetto molto più complesso che quello di Pippo Callipo, ma che è quello anche di un argine alla destra sovranista, alla destra leghista, che non può e non deve avere spazio in Calabria. Io non lo so se è stato fatto in modo voluto o non voluto, cioè si è detto, potrà anche apparire la mia una domanda cattiva, ma non lo vuole assolutamente essere, no? Che Callipo in un certo senso si vuole distaccare, non vuole dare un'impronta alla sua eventuale giunta, un'impronta politica. Cioè, è stato inteso male, abbiamo frainteso, si è frainteso, ecco, perché poi le notizie arrivano, no? Nelle case arrivano, la gente vuole sapere, dice, come fa un presidente che si vuole candidare presidente della regione Calabria a dire non sarà una giunta politica, ma di esperti, di non lo so.
Ma intanto Pippo Gallipo non ha detto quello, è uscito fuori questo messaggio. Pippo Gallipo ha detto più in generale, dall'altra parte sembra più una spartizione di partiti politici, di liste politiche, io sono contro quella logica lì. Questo non voleva dire che io non farò attività, che lui non farà attività politica, che non farà una giunta politica, voleva dire che dall'altra, e ci credo, che dall'altra parte c'è una spartizione di liste, c'è una conformazione di liste che guardano già al giorno dopo per una spartizione di assessorati, di giunta, da manuale, diciamo così, per ogni lista, per ogni partito che c'è lì. Quindi Calipo lo diceva in rapporto ai nostri avversari politici. Detto questo, il presidente Calipo, se vincerà, come io credo vincerà, noi stiamo lavorando per questo, ha il compito, la libertà e la possibilità di scegliere chi può e deve governare assieme a lui la sua regione. E lo dico perché noi usciamo da una stagione, l'ultima stagione, in cui il presidente Oliverio ha scelto una giunta non politica, di tutti i tecnici, quindi che ci sia, che ci siano stati anche in passato esempi di questo tipo, non sono nuovi. Non credo che Pippo Gallipo abbia bisogno di un ragionamento di questo tipo, penso piuttosto che la sua vittoria soprattutto sarà anche consolidata dagli incontri che sta avendo in queste settimane di campagna elettorale, in cui si stanno incontrando i problemi veri della Calabria, in cui vengono rappresentate molte problematicità, e quindi noi dovremo trovare la soluzione a questi problemi che in queste settimane ulteriormente già li conoscevamo, ma in queste settimane si stanno con molta più chiarezza esponendo a noi. Quindi anche la risposta che verrà di governo sarà rispetto ai problemi che noi dovremo risolvere. Abbiamo 7 minuti, sembra strano, ma abbiamo quasi concluso questo nostro incontro. Che cosa hai visto tu in Pippo Gallipo? Ho visto una persona che è riuscita a rimanere in Calabria. Sono stato con Zingaretti nella sua azienda prima di Natale a visitarla, è un'azienda straordinaria. Non sembra di essere in Calabria, però è un'azienda straordinaria per la filiera imprenditoriale interna, ma soprattutto per un rapporto molto speciale con Zingaretti. Siamo stati assieme nella sala mensa dei dipendenti di quell'azienda. Ecco, il clima che si respirava tra i dipendenti e la dirigenza, tra la proprietà, tra Gallipo e i dipendenti, è un rapporto straordinario. In una sala mensa attrezzata, insomma, c'è un clima positivo, un clima dove si vede che quando si vuole fare impresa e si ha coraggio a rimanere in Calabria, era più facile andare fuori, sarebbe costato fuori in Calabria o fuori Italia, avrebbe avuto anche probabilmente delle convenienze di tipo economico organizzativo, eppure è rimasto lì, è nel cuore della Calabria, è riuscito a costruire un'azienda che racconta la Calabria in Italia e nel mondo, è riuscito ad avere un rapporto virtuoso con i tantissimi dipendenti, perché dà lavoro a tantissimi calabresi questa azienda, è riuscito in questo. Ecco, io credo che sia un esempio imprenditoriale, sociale, di lotta, di resistenza, che va raccontato ai calabresi, che va spiegato la sua storia, che è una storia della Calabria che ce la può fare, perché ogni giorno c'è qualcuno che ci racconta che la nostra regione è tutto da buttare, che non si può salvare niente. Ecco, io credo che la storia di Pippo Gallipo è una bella storia da raccontare ai calabresi che vogliono rimanere e che vogliono crederci. Da quanto hai detto, caro Nicola, mi viene difficile farti una domanda, però devo cercare di farla questa domanda, perché ho notato che quando parli, tu non parli per te, parli per il PD, parli, non sono, ecco, non esiste in te io, però è necessario che, se io dicevo che tu hai le occhiaie, un motivo ci sarà, è perché devi portarle anche acqua al tuo mulino. Ecco, io ti chiedo, Nicola, se non vuoi rispondere, vuoi ancora rispondere nel modo in cui hai risposto, portando avanti sempre il PD, la coalizione, però io ti voglio fare questa domanda: perché la gente, le persone, gli elettori dovrebbero votare Nicola Irto? Ma perché credo che bisogna avere la capacità di riconoscere non solo l'impegno assunto in questi anni in termini di attività legislativa del Consiglio regionale, in termini di apertura del palazzo, in termini di discussione con le associazioni culturali che siamo riusciti ad andare a cercare, a coinvolgere,
ma soprattutto perché noi proponiamo un progetto di coerenza, di lealtà e di credibilità. E il noi, quando dico il noi, è una rappresentazione più larga anche di tutte le persone che mi stanno vicine, gli amici di sempre, i nuovi amici, quindi il mio io non è un io che vuole essere un noi per allargare la discussione in maniera vaga, il noi è il noi di una squadra che a mio avviso ha lavorato bene in questi anni, che può e deve continuare un processo complicato, che è quello di lavorare per il bene della Calabria e soprattutto per il futuro delle nuove generazioni nella nostra regione. Io credo che se si guarda a questo, alla storia di ognuno di noi, all'impegno che abbiamo messo in campo, all'impegno che ho messo in campo, che abbiamo costruito assieme ai territori, probabilmente su quelle basi che io chiedo un voto e chiedo un voto per il 26 gennaio, per il Partito Democratico e per me. Un saluto finale ai nostri telespettatori. Ti dicevo che questa trasmissione entra in tutte le case ed entra anche in quelle case semplici, in quelle case di persone, uso un termine forte, che hanno bisogno. Con questo non ti voglio dire, mi stai rivolgendo di fare promesse, no, perché è assurdo fare una cosa del genere e tu non sei disponibile a fare una cosa del genere. Entra in queste case di persone che hanno bisogno, entra in queste case dove la gente, caro Nicola, non ha la possibilità di farsi curare, la sanità. Ma sulla sanità bisogna chiedere un impegno a tutti, nazionale. È finito il tempo delle false promesse, è finito il tempo di chi passa davanti agli ospedali a fare passerelle nella nostra regione. Dobbiamo chiedere che il governo nazionale si assuma una responsabilità, perché la sanità deve essere una competenza dello Stato e deve valere da Lampedusa alla Valle d'Aosta, Calabria compresa. È inaccettabile la demagogia che si fa sugli ospedali, i comunicati stampa vinti, le solite passerelle. Noi dobbiamo chiedere questo, che ci sia pari dignità tra la nostra sanità e l'altra. Io quello che dico a chi raggiungiamo a casa con questa trasmissione, e ringrazio Piana TV, ringrazio te, per il servizio che fate, che è un servizio sociale, un servizio informativo, di informazione importante e straordinario, è quello che tutti potranno promettere tutto, però in una terra del bisogno l'unica cosa che noi possiamo e dobbiamo pretendere è quello di non perdere la speranza. Quindi a tutte le persone che ci ascoltano noi dobbiamo chiedere che bisogna guardare al futuro con fiducia senza perdere la speranza, nonostante i problemi siano tanti, nonostante sia una terra del bisogno, però noi non possiamo perdere la speranza, perché in Calabria noi ci siamo, vogliamo rimanere e soprattutto vogliamo creare quelle condizioni affinché chi voglia rimanere possa rimanere qui. Grazie. Grazie a Nicola Irto, Presidente del Consiglio regionale della Calabria, lo ringrazio ancora una volta e alla prossima, prestissimo certamente. Grazie a tutti.